Nel corso del processo di integrazione europea, più volte è stato avvertito un distacco eccessivo fra attività delle istituzioni europee e dei cittadini. Vi sono state varie iniziative per cercare di avvicinare i cittadini alle istituzioni e le istituzioni ai cittadini. Ad esempio, nel 1984, in occasione di un Consiglio europeo a Fontainebleau in Francia, il Consiglio europeo e l'insieme dei capi di Stato o di governo dei paesi che formano l'Unione europea, cioè l'incontro ai massimi livelli politici, è stato deciso di costituire il cosiddetto Comitato Adonino per promuovere l'Europa dei cittadini. Altre iniziative sono state assunte in seguito. Un fatto importante è stato rappresentato quando nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato istituito il cosiddetto mediatore europeo, o European Ombudsman, cioè il difensore civico europeo. Questo difensore civico europeo è eletto ogni 5 anni dal Parlamento europeo e ha lo scopo di accogliere, di ricevere le segnalazioni di mala amministrazione riferite, queste situazioni di mala amministrazione, alle attività delle istituzioni europee e delle altre realtà, degli organismi, delle agenzie legate alle istituzioni europee. Evidentemente questa è una possibilità importante e non sono necessarie particolari procedure. È sufficiente che un cittadino, che sia membro dell'Unione Europea o anche una persona esterna, una ditta esterna che ha un ufficio nell'Unione Europea e che avverte che vi sono delle cose che non vanno bene, magari spreco di denaro o qualche abuso, ha la possibilità di segnalarlo semplicemente con una email o con una lettera al difensore civico europeo, il quale ha il compito di indagare, di verificare e di dare una risposta a questa istanza del cittadino. Evidentemente l'Ombudsman europeo non è un giudice, non esprime una sentenza, ma è certamente una persona che rappresenta gli interessi dei cittadini e della comunità in generale e rivolge alle istituzioni europee domande per chiarire dubbi dei cittadini.